Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. È un anno un po' particolare anche nelle modalità di svolgimento di questa cerimonia. Gli altri anni eravamo in presenza con tutti i sindaci con la fascia tricolore nella prima fila della Sala Spadolini e la cerimonia di consegna e anche l'attesa collettiva con la delusione e l'esultanza delle delegazioni delle diverse città. Il percorso prevede che venga consegnato in diretta il risultato al ministro, cioè al ministro pro tempore, cioè al sottoscritto, che lo legge in diretta. In questo caso, Baio Curione è lontano fisicamente da me, quindi non può consegnare la mia busta. Mi manderà un messaggio, un WhatsApp in diretta e io leggerò il risultato. Prego, Presidente. Credo, che ci sia prima un contributo video. L'Aquila perché l'Aquila è una piccola città immersa nella natura, dove si può sognare guardando il cielo ed è per questo che ho deciso di portare i miei figli qui. Beh, avevamo un paesaggio bellissimo intorno, avevamo degli artigiani che sapevano far bene il loro lavoro e dei poeti che sapevano raccontarlo. Sono sperduto altrove, per noi, l'isola. Soffio dopo soffio, ho portato un mondo di colori in questa falce di terra. Con rastrelli invisibili ho raccolto lingue. L'acqua di Verbania sogna le antiche dimore. I multiformi paesaggi, le splendide isole. Se mi mandi il messaggio. Eccolo, allora io mando il messaggio. È arrivato. Il progetto culturale presenta elementi di attrattività e qualità di livello eccellente. Poi leggo dopo la motivazione perché se no si capisce prima. Come vuoi. Sì. La città capitale italiana della cultura per il 2022 è Procida. E la motivazione parla da sola. Il contesto di sostegni locali, regionali, pubblici e privati ben strutturato, la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria, la dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali di diffusione tecnologica e delle isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto potrebbe determinare, grazie alla combinazione di questi fattori, un'autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura che dalla piccola realtà dell'isola si estende come un augurio per tutti noi, al paese nei mesi che ci attendono. Del progetto è stato proprio quello di condividere con gli enti ed è stato uno degli elementi di vittoria, perché io ho sentito le parole di Franceschini, come abbiamo sentito tutti, e diceva: per l'ampia capacità di attrarre attorno a questo progetto molti enti e molte comunità. Quindi è stata una componente importante della vittoria.
dire che la grande generosità di Procida è stata anche un'altra, perché prima della vittoria avevano proposto che per il 2022 per tutte le città ci fossero dichiarate città della cultura, e questo rispetto alle problematiche del Covid, che ha azzerato praticamente il turismo, la cultura, gli spettacoli, eccetera, non è stata accettata. E questo poi non è bello, mentre invece proprio la caratteristica della solidarietà espressa da Procida nei confronti delle altre città è stato uno degli altri argomenti di vittoria, e questo è molto significativo. Io credo che la città metropolitana è stata la prima a crederci, e non a caso loro si sono rivolti per primi alla città metropolitana, prima di qualsiasi altro passo si sono rivolti alla città metropolitana, e credo che anche questo abbia avuto un valore, perché non solo in questa sala noi abbiamo fatto la conferenza stampa dove c'erano tutti i Procida, è stato un momento bellissimo nel marzo scorso, ma perché poi questa seguito ordini del giorno, delibere che sono state fatte dalla città metropolitana ed infine anche un piccolo appoggio economico per quello che potevamo, e abbiamo seguito passo passo questa candidatura. C'è una nostra città che aspira a un premio, bisogna fare squadra. Questo, così si vince. Procida, i procidani e noi abbiamo avuto, avevamo qualcosa in più. Isolato nessuna, ha fatto sempre l'inclusione, quindi è giusto che la cultura non isola.